A Lignano, la più settentrionale tra le spiagge d'Italia, tra Venezia e Trieste, la spiaggia più vicina al cuore d'Europa. Otto chilometri di spiaggia dal caratteristico colore danno a Lignano il meritato nome di sabbia d'oro, stesa tra l'azzurro del mare ed il verde dei vini. Ne era entusiasta ammiratore anche Hemingway, che vedutala la definì Florida d'Italia. Sviluppata secondo moderni criteri urbanistici, Lignano si articola su quattro nuclei principali, tutti autosufficienti. Sabbiadoro, il nucleo originario da cui presero avvio le fortune di questa spiaggia. Lignano City, nuovo complesso residenziale a struttura intensiva, con la sua architettura modernissima e funzionale. Lignano Pineta, originale invenzione architettonica girata attorno ad una ariosa spirale immersa nel verde. Emergono i grattacieli che fanno da punti di riferimento nella vasta oasi residenziale. Lignano Sud, con il nuovo stabilimento psammatoterapico e la darsena sulla foce del Tagliamento, costituisce la zona di più attuale sviluppo. Collegate in un tutto unico da ampi viali e dal lungomare, le quattro Lignano contano numerose ville, alcune delle quali proprietà di noti personaggi del cinema, della politica, della finanza, gradito soggiorno nelle loro vacanze. Tra il verde dei parchi sono a disposizione degli ospiti circa 200 tra alberghi e pensioni di ogni categoria, oltre a 1800 appartamenti di affitto. 5 motels, 4 campings, dotati di ogni attrezzatura, accolgono ogni anno all'ombra dei pini numerosi turisti di ogni nazione. Da maggio ai primi di ottobre ferve la vita balneare di Lignano. Fiorita di innumeri ombrelloni, la spiaggia vastissima assicura sempre spazio abbondante per tutti. Ognuno a suo modo gode l'incanto del sole e del mare, mentre altri si appresta alle prime esperienze di navigazione. Accanto alle tradizionali cabine, moderni impianti arricchiscono tutta la spiaggia di una completa serie di servizi. Sono così a disposizione bar, spogliatoi, docce, raccolti in strutture architettonicamente diverse, che creano una simpatica nota di varietà e di colore.
Pontili si protendono sul mare per quanti amano i tuffi ed il nuoto. Il pendio dolce ed eguale, la mancanza di pericoli, rendono questa spiaggia ideale per i bambini. Per loro è a disposizione una ricca attrezzatura di giochi, anche se i giochi più belli restano sempre quelli che essi inventano. Accanto alla spiaggia, una vasta serie di attrezzature ricreative che ogni anno si arricchisce di nuove iniziative. Dal tennis al minigolf, dalle sale per giochi al pattinaggio, alla scuola di equitazione, alle sale da ballo, ai night. Poi numerose manifestazioni sportive e culturali, tutte ad alto livello. Nell'ampio golfo tra Venezia e Trieste, che ha in Milignano il suo vertice, il mare è sempre in condizioni ideali per gli sport bellici. Per questo una ricca flottiglia popola ogni anno le acque di Lignano per lunghe bordate, per corse entusiasmanti nel sole. Anche lo sci nautico trova qui un ambiente ideale. Dalla foce del Tagliamento, ricca di pesce e navigabile per lungo tratto, allo specchio d'acqua antistante la spiaggia e alla laguna. Mezzi potenti e capaci istruttori sono a disposizione per la pratica di questo magnifico sport. La darsena di Lignano Sud è modernamente attrezzata e può accogliere numerosi scafi. Dall'altro lato, il porto e la darsena di Lignano, più vasti, sede dello Yachting Club,
offrono sicuri ricoveri a gran numero di natanti, con l'attrezzatura per una completa assistenza. Per un diversivo sempre interessante, da qui partono anche regolari servizi per Trieste, per Marano, caratteristico paese di pescatori, per Venezia, regina dell'Adriatico. Facilmente raggiungibili per terra anche Aquileia, Udine e Cividale, ricche di storia e di arte. Questa è Lignano. Qui vi attende una vacanza ideale, tra mare, sole, pineta.